Signori, benvenuti oppure bentornati sul canale. Sono prontissima anche oggi a tenervi compagnia con un lunghissimo gameplay, questa volta su Subnautica. Signori, ho giocato un pochino senza registrare perché erano periodi abbastanza brevi in cui potevo giocare e la base sta andando avanti. Questa è la mia camera da letto, poi di qui ho finito di decorare, ora non mi ricordo effettivamente che cosa abbiamo fatto in video insieme, che cosa ho fatto in live, eccetera, eccetera, però diciamo che la situazione generale, togliamo la maschera, della base adesso è questa. Dovrei aver aggiunto questi tre moduli senza registrare e il vano di attracco che ho messo qua su e qui voglio farne un secondo. Qui ho già pronto un contenimento italiano di due piani, tra l'altro, dove in realtà sì, voglio andare a liberare adesso i pesciolini insieme a voi. E perché l'ho fatto così grande? Perché quello sarà il contenimento alieno della nostra base marina di ricerca, per studiare, insomma, questo pianeta alieno che conterrà gli infetti. Quindi aspettate che ne ho altri qua sopra, mi pare. Quindi andiamo a liberare, tra virgolette, i pesci infetti. Ok. Lì dentro e vediamo che cosa succede. Secondo me niente. Io non so neanche se una volta che ho curato il pianeta sul finale del gioco, va bene che non seguiamo la storia, però prima o poi dovrò farlo, verranno curati anche i pesci infetti nel mio acquario, però non lo so, mi piaceva fare un acquario del genere in quanto i pesci infetti sono tra virgolette rari, cioè non è che sono introvabili, però non tutti i pesci che spawnano sono infetti dal virus. E quindi andiamo a liberarli uno per uno e vedere il nostro bel acquario pieno di pesciolini infetti. Non mi preoccupo più di tanto perché tanto sono infetta anch'io. Quindi non è che devo salvaguardarmi dalla malattia. Però sono bellini, eh. Non so se si riproducono, non so se a un certo punto diventeranno troppi e inizieranno a morire, non so niente, vedremo piano piano. E io approfitterei anche per scannerizzare tutti gli esemplari che ho qua dentro per continuare con le mie ricerche. Allora, il boomerang, il pala l'abbiamo fatto, mi manca l'aereosacco, non è vero, l'aereosacco l'ho fatto, mi manca questo qui e mi manca questo qua che è bruttissimo, però sai com'è, non dobbiamo fare distinzione di alcun tipo. Ovviamente lo scanner mi ha detto che sono tutti infetti. Grazie. Non lo sapevo. Un'altra domanda che mi faccio oltre al una volta che li abbiamo curati, anziché abbiamo curato il pianeta, loro si curano, è se io metto un pesce che non è infetto, se si infetta in un acquario con tutti infetti. Va bene, comunque, a parte questo, oggi, signori, non andiamo avanti con il progetto base, visto che ho aggiunto qualcosina anche io per conto mio, appunto off camera. Oggi andiamo a fare una cosa, tra virgolette, interessante, che non vorrei fare, però la facciamo lo stesso perché va fatta. Andiamo alla capsula 12. Andiamo alla capsula 12, laggiù, praticamente dall'altra parte del mondo, che dovrebbe essere all'interno del Gran Reef, però non sono sicura. In ogni caso, oggi dobbiamo arrivare al Gran Reef per svariate cose.
Prima di andare però alla capsula 12 e al Grand Reef, volevo fare la muta prono. Già. E per fare la muta prono devo passare a casa mia, a casa non questa, l'altra, quella lì, che poi non è casa, è ormai un punto a caso sulla mappa, perché lì ho la stazione per i veicoli, non vorrei farne un'altra. E quindi passiamo a prendere quella e poi andiamo verso la capsula 12, sperando che sia nel Grand Reef. E nel Grand Reef, con la moda prawn, arriviamo nel fiume, che in questo momento non mi viene il nome, il fiume verde, e ci andiamo a prendere finalmente gli ultimi due materiali che ci mancano, lo zolfo e il nickel, per poter fare poi tutti aggiornamenti, cose ai nostri equipaggiamenti. E poi continueremo piano piano il nostro viaggio per fare la super mega base marina di biologia. Allora, per prima cosa, ho sbagliato. Per prima cosa devo andare nei progetti e vedere che cosa mi serve per la muta pro. No. Mi sa che è più su. E vedere se ho tutto a bordo, perché sennò avevamo un fail incredibile. Plastacciaio, aerogel, vetro smaltato, dente piombo. L'aerogel ce l'ho a casa, tutto il resto dovrei averlo in giro, tipo i due diamanti ce l'ho qua. Piombo, dente di stalker. Qui per fare il plastacciaio, però mi serve un altro litio. Mi sa che mi manca un litio, sì, e l'aerogel. Quindi li recuperiamo e poi partiamo. Addirittura si è fatto notte. Anzi, sapete che vi dico? Me lo faccio un po' di aerogel, senza che tocco quello che ho degli armadietti, anche perché prima che lo trovo c'ho uno. Giusto se ho qualche pezzettino di litio, perché se no non posso fare il plastiacciaio. Oh, abbiamo un sacco di litio, ci portiamo anche un altro po' di diamanti, che non si sa mai. E anche questo. Perfetto. Ho tutto. Intanto come faccio un plastiacciaio? Tanto per avvantaggiarmi nella vita. Ah, mi serve il rubino per l'aerogel. Mi sa che ce lo prendiamo fatto allora. Me lo prendo fatto perché non dovrei avere del rubino. Non dovrei averlo. Il dente di stalker ce l'ho sul ciclope. Possiamo partire, signore. Tra l'altro il ciclope è già privo del SIMAT, che è là dentro, e pronto per caricare la muta prone, che non mi sta molto simpatica, io ve lo dico. Non mi è mai stata troppo simpatica la muta prone, però mi serve per andare nel Lost River. Vedi, vedi? Mi è venuto in mente adesso come si chiama. Era il fiume quello verde, tutto puzzolente, tutto bello. Vi dirò, sono molto agitata. Sono molto agitata di andare nel Grand Reef con il ciclope. Però tocca farlo. Uno, perché la muta prone non ci porta fino a là. Poi non ci riporta a casa. E due, sempre il discorso delle risorse. Il ciclope è una stazione, una casa, una base, un magazzino che si muove e quindi ci permette di immagazzinare le risorse. Non possiamo andare in giro senza ciclope, se no le risorse dove me le metto?
Togliamoci dalle grapevine, alziamoci un po' di più prima che facciamo qualche frontale incredibile con qualche roccia. Non ho molta carica, però 60% voglio se mi basta, ma avanza pure. E il problema è che nel Grand Reef, signori, c'è un Reaper Leviathan, se non mi ricordo male. Oltre ovviamente altre decine di migliaia di cose che ti ammazzano. Che il Grand Reef è terribile. Sono tutti molto cattivi. E sono un po' preoccupata ad andarci con il ciclope, perché non puoi scappare, non puoi nasconderti. Vediamo. Vediamo come va. Che ansia partire di notte ogni volta. Che ansia. O sto colpendo qualcosa o qualcosa ha colpito me. Un giorno lo scopriremo. Quel giorno non è adesso. Qui da qualche parte, cosa è successo a quel coso? Ha fatto cose strane. Madonna, Madonna. Sto sbatte ovunque. Altro che il Reaper, il Ghost Leviathan. Ci penso io a distruggere il mio ciclope. Dicevo, ok, siamo arrivati alla mia vecchia base. Lì l'acqua mi sa che è un po' bassa. Abbandoniamo il ciclope qui, che mi sembra buono come punto, buonino. E no, dove vado? Dove vado senza materiali? Magari ce l'ho pure qua da qualche parte. Mi serve un po' di titanio, i famosi diamantini. Ok, poi il litio. Poi dovrei essere a posto. Proviamo a fidarci della memoria, che non è mai una cosa buona, però speriamo che in questo caso lo sia. Via, 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 via. Si prendono sempre risorse quando si ha la possibilità. Entriamo nella vecchia base dove non c'è il fabbricatore, perché sono stronza e l'ho portato via. Ho portato via tutto. Ok, usiamo il fabbricatore del ciclope e buttiamo energia. Bene lo stesso. Salgo, salgo. Che carino che sei. E andiamo a fare un altro lingotto di glassacciaio. Due, tre. Lingotto. E lingotto. Ok, no, non ci interessa. Dovrei avere tutto per fare appunto la mutaprun. Vediamo un po'. Eccola lì, la mia vecchia stazione per la creazione dei veicoli. E tra l'altro devo ricordarmi di portarmi via, di volta non posso venire qua. Ho scordato il piombo, va bene. Guarda lì,
un'isola galleggiante. È venuta a prendere un po' d'aria. Mi ricordo adesso come si chiamano quei pescioni giganti. Allora, piombo, 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 piombo. Erano due o erano tre? Fammi controllare da qui. Due, ok. Andiamo, andiamo, andiamo. E facciamo un secondo tentativo. Stiamo andando avanti bene sul gioco. Sono contenta, è sparita. Si è inabissato il pescione. Eccola! Molto contenta. La muta si inabissa e eccola qua, eccola qua. Allora, ha lo stoccaggio interno, perfetto, accede agli aggiornamenti, ok. Ed eccoci qua. Sono molto contenta. Ora, purtroppo non mi ricordavo di aver portato via tutto. Volevo fare l'aggiornamento del braccio trivella, sinceramente. Adesso vediamo se riusciamo a creare al volo una stazioncina per creare il braccio trivella, che è importante. In realtà anche il crampino è importante. Però bisogna un po' accontentarsi nella vita. Allora, fabbricatore, fabbricatore, modulo per gli aggiornamenti, piombo e microprocessore. I fluidi, i fluidi. Vital signs stabilizing. Perfetto. Microprocessore. Fammi vedere. Lastra, oro e filo di rame. Dovremmo avere tutto. C'ho un botto di roba io su sto ciclope, ma proprio tanta. Allora, filo di rame, l'oro e la lastra corallina, senza che apriamo tutto quanto. Me la vado a prendere. Eccole qua. Sì, però state calmi a fare sti rumori, io mi agito. Io mi agito. Filo di rame e microprocessore. Cosa mi manca? Ce l'ho il piombo. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Quindi per ora possiamo posizionarlo anche qui. Non lo voglio troppo in mezzo. Ok. Ah, ma questa mi fa gli aggiornamenti. Allora è l'altra che devo creare. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mi serve questa qui, titanio, filo di rame e microprocessore. A posto, va bene lo stesso. Filo di rame, mo scendiamo, andiamo nel coso lì.
Come si chiama? Vano d'attracco. Ecco, vano d'attracco. Lo creiamo al volo e vediamo che si può fare, se posso fare il braccio trivella, però mi serve del titanio. Pezzettino di titanio, di relitto, di qualcosa che posso usare, scandirizzare. Niente, non riesco a prendere lo scanner. 1, 2. Ok. Perfetto, perfetto. Ci stiamo mettendo più del previsto. Dobbiamo accontentarci. Vado d'attracco, eccolo qui. Manca? Ah, il filo di rame. No, dovevo fare il ciclope. Brutto quando non stai nella tua base principale. È proprio brutto. Meno male che c'è il ciclope. Veloce, veloce, veloce. Non perdiamo altro tempo. Ora, muda prone, rampino, trivella, ok, mi manca il titanio. Mi manca il titanio. E di nichel, zolfo. Ok. Andiamo a cercare un altro po' di rottamini. Si troveranno qua in giro. E fu così che non trovo niente. Non è possibile, non è possibile. Vai, vai. Ok, un pezzettino. Tiè, due pezzettini. Vediamo se ce n'è dell'altro al volo, anche se mi passa e avanza quello trovato, insomma. Va bene, torniamo verso il ciclope, così li demoliamo e facciamo il braccio trivella della mutaprom per forza. Perché quello serve per forza, così finalmente posso anche minare le risorse. Oh, che bello! Ah, che bello! E poi si parte verso il Gran Reef, o quello che io penso sia essere il Gran Reef, che va bene, che sono la mia seconda run, tante cose me le ricordo, ma tante svalvolo. Quindi fai così. Avremmo fatto questa strada 55 volte. Qui. Welcome aboard, Captain. Vai qui. Trivella mutaprona. Posso fare lo stoccaggio? Fammi lo stoccaggio, scusa, non ho capito io. Avevo messo nell'inventario dei materiali in più. Proprio per questo. Abbandoniamo tutte le cose che abbiamo in più che non ci servono. Andiamo a mettere questi aggiornamenti sulla Mutaprone. Posso farlo da qui.
Yes. E partiamo per il Grand Reef, che non so più dove, di qua, verso la capsula 12. 52%. L'ansietta. L'ansietta. Il Grand Reef spero di trovare anche altri pezzettini per il generatore nucleare. Non ricordo bene dove si trovino, però mi serve il generatore nucleare per la mia base. Quindi speriamo di prendere qualcosa di importante, qualche aggiornamento importante, perché me ne mancano davvero tanti di aggiornamenti. Però sapete una cosa? A me non piace viaggiare di notte, perché già non si vede niente, perché mi devo complicare la vita. Torniamo nel nostro comodissimo ciclope. Almeno un minimo di più si vede. Uovo di pesce vanga scoperto. Ma in che senso? Mi sa che si stanno riproducendo dentro al contenimento alieno. Ok. Lo scopriremo quando torneremo a casa. Quindi fra tanto tempo. Quanto sono belli. Foresta di funghi giganti, ma non è la nostra. Anzi, qui da qualche parte ci dovrebbe essere pure un reaper. Il sonar non mi rileva nulla. Ma non proprio ansia. Immergiamoci. Mi sa, signori, che ho cannato. Perché qua c'è la Bulbzone. Quindi è la navicella della Bulbzone, non del Grand Reef. Grand Reef è stato dall'altra parte. Cazzarola. Cazzarola. E niente, non ci è servito a niente fare la muta pro 1. Cioè, va bene lo stesso. Però. Cercavo dell'altro. Ma che cazzo d'attacchi? Pensavo che l'attaccava finché non me lo distruggeva, per un attimo ho avuto un paurissimo. Allora, abbiamo trovato un aggiornamento che già ho. Quindi rip. Quindi ripissimo. Ormai ma vedi quanta gente ci va a morire là dentro? Mica la sapevo quella cosa.
E dicevo, ho la tuta quella super resistente. Il caldo non mi fa più paura. E niente, quindi abbiamo fatto un viaggio a vuoto. Vabbè, da brava biologa mi prendo due o tre uova. E mi prendo anche un po' di cose. Se non le posso prendere. Ah, questo sì, quello piccolo no, ma fammi capire. Ma è infetto? Ma sei infetto? Niente, non lo prende. Non lo prende, non lo prende, non lo prende. Questo è infetto, ma di boomerang ne abbiamo tanti. Cerchiamo di prendere qualche altra specie infetta. Che bella che è la Palzone. Questo era il mio primo pick per fare la base biomarina. Però c'è tanta roba cattiva qua. Quindi ho lasciato perdere. Scannerizzo un po' di cose. Ah, qui posso prendere un po' di semi. Siamo i bravi biologhi. Scannerizziamo tutto. Posso prendermi se metti di questi? Ah sì, posso prenderli. Ma perché di questi no? C'ho l'inventario pieno. Sono lontanissima, sono proprio rincoglionita. Corri, 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 corri. Rigori, rigori. È perfetto. Niente, non c'è un armadietto vuoto. Posiamo e portiamo a casa tutta questa robetta. Esploriamo un altro po'. Sennò è davvero un viaggio vuoto. Mi vorrei portare a casa questa erbetta rosa. È possibile che non è neanche scansionabile. Ma non ci credo. Che amarezza. Chi è quello cattivo? Ciao, tu sei infetto? Lì c'è un relitto, ma credo di averlo già esplorato. Quanto rubino, signori. Botto di rubino. Portiamo a casa delle piante. Le mettiamo negli acquari. Uovo di quelli che fanno brrr, di quelli che fanno brrr. Uranio.
questi mi interessano. Però devo uscire, devo uscire, devo uscire per vari motivi. Oh no, non voglio morire così. Grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio. Niente. Volevo andare nel Grand Reef, ma ho toppato. Siamo finiti nella bad zone, però ci stiamo portando a casa un sacco di... cagata sotto. Dicevo, siamo finiti nella Balbison, però ci stiamo portando a casa un sacco di cose che ci servono in realtà per il progetto. Che cazzo succede? Un incendio. Un incendio. Ah no. Cosa ci sta attaccando? Cosa c'è? Mi sta attaccando? Quello? O qualcosa di più grosso? Sto stronzo. Ok, dobbiamo levarci dal cazzo. Va bene. Va bene, è ricevuto. Andiamo un po' a vedere qui che cosa c'è. Non so se l'ho già visitato questo relitto. Fammi un salto. Quello che mi ipnotizza, quegli altri che mi mangiano, che mi attaccano al ciclope. Ma io boh. Sono un po' contrariata da tutto questo. Scandalizzare qualcosa? No. Qui posso entrare? Sì. Stazione modifiche. Filtraggio c'è l'acqua, ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto. Beh, ci siamo stati, quindi andiamo, vediamo che troviamo. Niente. Ah no, ci siamo stati invece. Qui è tagliato e niente, rip. Infatti qui ho già preso, c'è un trovetto, pure è diventata notte. C'è un altro girettino. Che mi sto fidando di me stessa. Stiamo finendo in un posto di merda, vero? E vedo niente. Raccolta di materiali, quarzo, titanio, non si ferma mai perché mi servono per la base, ma bisognerebbe tornare un po' indietro. Niente, ho perso il dente. Ho perso il dentino. Dov'è il ciclope? Stavo andando lì, ma non è lì. Vedi là. Oh mamma. Mamma, sono lontanissima.
Sai che siamo finiti nelle dune. Ma nelle dune ci si va con la muta profuma. Inventario pieno. Ma sti polvetti, possibile che non me li posso portare a casa? Vieni qua, infetto. Ha ucciso l'infetto. No, ma perché mi distraggo? Mi distracco. Grazie a Dio che c'è l'intelligenza artificiale che mi riporta sulla retta via. Poi metteremo bene le cose. Non è adesso tempo e luogo. Ok. E mi faccio un altro giretto. Beh, però sapete che vi dico? Dormiamo. Ci facciamo un altro giretto. E poi me ne torno a casa. Anzi, il giretto me lo faccio da sola perché la registrazione sta andando per le lunghe. Mi dispiace che non siamo arrivati al Grand Reef. Pensavo fosse qui, ma pensavo male. Ci andremo al prossimo lunghissimo gameplay. Un bacione e alla prossima.